Ciao a tutti, benvenuti a questa conferenza di ETF Securities ospitata da Fineco, con l'occasione per ringraziare Fineco per aver organizzato questo evento. Io sono Simona Gambarini e faccio parte del team di ricerca di ETF Securities. Parleremo di gas naturale. Fare introduzione su quello. Su quelli che sono gli ETC e su come si può investire negli ETC. E ovviamente faremo quello che è un commento macroeconomico di quella che è la situazione al momento attuale e del perché le commodities sono al centro dell'attenzione in questo momento. E infine ci focalizzeremo sul gas naturale, che è un argomento molto topico al momento attuale, proprio perché nell'ultimo mese il gas naturale è salito del 20%, di oltre il 20%, e molti investitori si sono chiesti che cosa avesse portato a questo rialzo e soprattutto se questo rialzo fosse sostenibile. Vi prego di contattarmi in caso non riusciate a sentire l'audio, spero che tutto vada bene. In questa slide riportiamo quella che è la storia di ETF Securities. Come potete vedere, la storia dell'azienda è nata nel 2003 e al momento attuale abbiamo 31 miliardi di asset in gestione e nel 2007 siamo stati i primi ad introdurre ETC in Italia. Come potete vedere, appunto, la nostra storia di gestione una storia in salita e sono alcune delle caratteristiche dei prodotti di exchange trading products, quindi ETP. Vedete, gli ETP possono essere collateralizzati o non collateralizzati questo viene chiaramente dalle caratteristiche dei diversi prodotti. Quindi, quelle che sono le caratteristiche degli ETC, perché investire in ETC? Perché non ci sono molte alternative a livello di investimento di materie prime in altro modo, o meglio, investire nelle materie prime sul mercato spot implica quella che è la delivery, quindi il prodotto verrà poi consegnato e nel caso dell'oro, per esempio, questo può non essere un problema, nel caso di prodotti quali metalli industriali piuttosto che agricoltura, piuttosto che petrolio o gas naturale, questo chiaramente implica un problema per l'investitore, il quale non vuole avere il problema di dover mettere in magazzino questi prodotti. Quindi investire nel C rappresenta quella che è un'alternativa per gli investitori per avere accesso al mercato delle materie prime. Sono sempre UCITS compliant, quindi rientrano in quella che è la direttiva degli UCITS, ma non hanno le costrizioni che i fondi UCITS hanno, ovvero è possibile investire in materie prime fisiche ed è possibile investire in ETC che sono focalizzati su un'unica commodity, quindi che non non sono compliant a quelli che sono i requisiti di diversificazione degli UCITS. Questo è il livello di liquidità degli ETP, quindi come funzionano gli ETP e il fatto che chiaramente la liquidità degli ETP dipende dalla liquidità dell'investimento sottostante. Quindi sono esclusivamente creati in quei mercati dove vi è sufficiente liquidità per poter garantire agli investitori l'accesso ad un prodotto facile da gestire. Al gas naturale, questi sono i nostri prodotti sul gas naturale. Come potete vedere, abbiamo prodotti long e short. Abbiamo Coeva,
abbiamo prodotti forward, vuol dire che praticamente questo prodotto è strutturato in maniera tale da fornire all'investitore un'esposizione più avanti nella curva future, quindi dai 4 ai 6 mesi, e abbiamo prodotti che offrono la copertura dal rischio di cambio, quindi copertura da una svalutazione del dollaro. La strutturazione degli indici VIX da long to VIX, e come vedete in questa tabella vengono riportate quelle che sono le percentuali delle diverse componenti nei diversi indici Dow Jones, quindi nell'indice All Commodities, per esempio, il canale rappresenta l'11% del peso totale. Passiamo a quello che è il contesto macroeconomico, quindi dove introdotto sia securities, ha introdotto quelle che sono le statistiche degli ETC e di come investire negli ETC. Adesso passiamo a vedere il perché le commodities, o le materie prime, sono così importanti al momento attuale e cosa ci si può aspettare per il futuro. Questo riporta le performance delle principali asset class, quindi delle principali classi di investimento, quindi obbligazioni, azionario, real estate, quindi immobiliare e commodities. E come vedete, dato che le commodities hanno tendenzialmente superato in termini di performance tutte le altre asset class negli ultimi 10 anni. Nel momento attuale le commodities, quindi nel 2012, le commodities non stanno performando bene quanto negli ultimi 10 anni, ma ci si aspetta che questa situazione cambi molto presto. Ecco, in questa tabella riportiamo invece uno split più dettagliato di quella che è la performance di diverse classi di investimento negli ultimi 10 anni, vedendo quello che è successo anche a settembre del 2012, piuttosto che nell'ultimo anno, piuttosto che negli ultimi 3, 5, 10 anni. Come potete vedere, sono riportate anche le correlazioni tra queste classi di investimento e i principali indici azionari. Per questo è importante? È importante perché le commodities vengono considerate come un investimento che fornisce diversificazione all'interno di un portafoglio. Quindi chiaramente è molto importante vedere che le azioni degli indici sulle commodities sono estremamente basse rispetto ad altre categorie di investimento. E questo viene spiegato in questa fila slide, in cui vengono evidenziate le caratteristiche degli investimenti in materie prime. Con un paio di slide fa abbiamo visto che la performance delle materie prime ha superato negli ultimi 5-10 anni i principali benchmark azionari, obbligazionari, in quanto tale appunto ha performato particolarmente bene. Questo è stato in parte dovuto al fatto che le commodities tendono ad avere una bassa correlazione con indici e obbligazionari, non ad avere una correlazione piuttosto elevata con l'inflazione e una correlazione inversa, quindi negativa, col dollaro. Questo è perché in realtà sono quotate in dollari la maggior parte delle commodities, quindi il prezzo originale è in dollaro, in totale forniscono qual è una relazione inversa con il dollaro. Questo è veramente evidente nel caso dell'oro, per esempio, qualora il dollaro si svalutasse, l'oro tenderà a salire, è quello che è successo recentemente. Dall'altra parte, la relazione positiva con l'inflazione costituisce una modalità per coprirsi dal rischio di inflazione, e questo è particolarmente evidente ancora nei metalli preziosi. Altri sono comunque correlate al ciclo macroeconomico. Ad commodities, ad essere
essere anticicliche. Questo è più il caso, per esempio, dell'agricoltura, proprio perché è rappresentata da prodotti che sono comunque essenziali, considerati prodotti essenziali anche in caso di recessione o di crisi. Quei prodotti sono considerati anticiclici, quindi a salire o a rimanere costante anche qualora altre commodities, il prezzo di altre commodities tende a salire. Commodities particolarmente legate al ciclo macroeconomico sono i metalli industriali, per esempio, proprio perché sono più legate a progetti di infrastruttura e di espansione, tende ad essere più correlati col ciclo economico, quindi salire nel momento in cui i prezzi si comporta bene e a scendere nel momento in cui i mercati tendono ad entrare in crisi. Il fatto che le prime sono disponibili in quantità limitate e il fatto che, come vedete la prossima slide, i paesi, il PIL pro capite dei paesi, in paesi come paesi emergenti tenderà comunque a crescere nei prossimi anni, la domanda per materie prime rimarrà comunque sostenuta proprio in virtù del fatto è correlata con quello che è il PIL pro capite dei paesi. Situazioni in cui emergenti la domanda dei mercati emergenti cresce, come energia, agricoltura, metalli industriali, tenderà a crescere parallelamente. Cominciamo a entrare un pochino più nel dettaglio di quello che sta succedendo al momento attuale a livello globale. Nel caso portiamo quelle che sono le PMI, manifatturiere, quindi 10 manifatturieri europei, della Cina e degli Stati Uniti. E come potete vedere, nonostante nell'ultimo mese la situazione sia sicuramente migliorata, essenzialmente questi indici stanno seguendo quello che è un trend discendente. Sul lavoro statunitense, i dati manifatturieri sono in calo. Come ci sono stati dei timidi miglioramenti a livello industriale negli Stati Uniti nell'ultimo mese e a livello di lavoro, col tasso di disoccupazione che finalmente è sceso al di sotto dell'8% e che ora è meno a livello del 7,8%. La situazione in Europa continua a deteriorarsi, con la maggior parte dei paesi ancora in recessione. E riporta quelle che sono state le politiche di stimolo, quindi monetarie, della Cina, delle autorità cinesi. Come potete vedere, per l'appunto l'economia cinese continua a rallentare, se la crescita rimane relativamente robusta, nel secondo trimestre del 2012 era pari al 7,6%. E così le autorità cinesi stanno reagendo fortemente a questa situazione di crisi attraverso la politica monetaria, ma anche attraverso la politica fiscale, quindi promuovendo investimenti in infrastrutture, tagliando i tassi di riserva delle banche presso la banca centrale cinese. E tutte queste misure, anche se nel breve termine sarà difficile che abbiano un effetto benefico sostanziale, nel 2013 dovrebbero fornire alla Cina gli strumenti per poter resumere la crescita. L'Europa, come dice Benessimo, non ha una facile soluzione. Sulla sinistra riportiamo quella che è l'esposizione bancaria a quella che viene considerata l'Europa periferica, quindi l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda e la Grecia. E come c'è una forte interdipendenza tra i paesi, quindi la Francia è uno dei paesi più esposti a livello bancario a paesi come l'Italia, anche la Germania è particolarmente
Svizzera, per esempio, la Spagna. Quindi un possibile deterioramento di quella che è la situazione in Spagna o in Italia potrebbe avere un impatto enorme su anche sul settore finanziario degli altri paesi. Allora, la Spagna continua ad essere in recessione, con un deficit in aumento. Buone notizie che la Spagna ha appena approvato tagli al budget per l'8,9% e l'introduzione di riforme strutturali che sono in linea con le condizioni imposte dalla BCE per la richiesta di fondi europei. Come probabilmente sapete, recentemente ha approvato quella che è una proposta per poter intervenire direttamente sui mercati obbligazionari per poter abbassare i tassi di interesse sul debito dei paesi più colpiti, come la Spagna e l'Italia, ma l'azione della BCE è limitata dalla richiesta del paese stesso di aiuti all'europeo. E ovviamente per poter richiedere questi fondi all'europeo, i paesi devono ulteriormente procedere a tagli di budget e a ulteriori riforme strutturali che rischiano comunque di deteriorare le prospettive di crescita nel lungo periodo. Dovesse richiedere fondi a BCE, spread sul debito che l'Spagna deve pagare in più rispetto al debito tedesco, chiaramente diminuirebbe fortemente. Quelli che sono gli spread appunto sui diversi debiti. Come vedete, a sinistra ho riportato alcuni dei bond periferici, quindi Spagna e Italia, e questo è il livello del premio che viene richiesto su questi bond rispetto a quelli della Germania, per esempio. Gli spread sono calati nell'ultimo periodo dopo l'iniezione di liquidità della BCE, comunque vengono a livelli piuttosto elevati e soprattutto sono ricominciati a salire a seguito dell'esitazione della Spagna a richiedere aiuti a livello europeo. Tuttavia, i tassi continuano a salire o a rimanere anche a questi livelli insostenibili, probabilmente la Spagna verrà costretta a chiedere aiuti a livello europeo e questo potrebbe essere interpretato con un certo ottimismo del mercato. La richiesta per bond, per obbligazioni tedesche o statunitensi, quindi con la tripla A, ad aumentare, ed è il motivo per cui i tassi degli Stati Uniti, delle obbligazioni statunitensi e tedesche continuano a scendere. Quindi c'è sempre richiesta per beni rifugio perché rimangono tutti osservati e questo è particolarmente positivo anche per loro. Questi sono i bilanci della Fed americana e della BCE e come potete vedere negli ultimi anni, soprattutto dal 2008, enormi quantità di liquidità sono state immesse nel mercato e si prevede che le banche centrali continueranno a fornire liquidità ai mercati per sostenere la crescita. Probabilmente sapete, il 13 di settembre la Fed ha annunciato il terzo round di quantitative easing, quindi l'intento di comprare 40 miliardi di securities che sono collateralizzate da TWI, quindi mese all'infinito, fin tanto che la crescita non ricomincerà, e l'intenzione di mantenere i tassi quasi allo 0%, perché al momento sono tra lo 0,25% e il 2,15%. Allo stesso tempo la BCE, come menzionavo prima, ha approvato un programma che prevede l'intervento della Banca Centrale sui mercati obbligazionari per ridurre i tassi nei paesi periferici. Menzionavo prima riguardo a quella che è la domanda strutturale per le commodities, come potete vedere il grafico che porta il PIL pro capite e il consumo energetico,
Si tratta di una linea crescente dove sulla sinistra di quelli che sono i paesi emergenti, sulla destra le economie avanzate. Quindi questo gap, questo divario tra i paesi emergenti e le economie avanzate dovrà essere eliminato tramite il progresso. Quindi chiaramente ci sono moltissime possibilità per le commodities crescere ulteriormente proprio perché è in virtù di questo divario che dovrà essere colmato. Questa slide riporta la performance delle classi di investimento quando gli indici azionari si comportano particolarmente male, cioè quando ritornano profitti negativi. In questo caso, quindi, quando gli indici crollano, quello che vediamo è che l'oro e i metalli preziosi sono a fornire delle performance superiori a tutte le altre classi di investimento. E anche l'agricoltura, le commodities, l'energia, i metalli industriali tendono comunque a tornare una performance superiore a quelli che sono gli indici azionari. Questo può essere estremamente chiaro in questa slide, dove riportiamo la relazione tra le commodity e il dollaro statunitense e le commodity e l'inflazione. Come potete vedere, perché l'asse è inversa, sulla sinistra riportiamo la relazione inversa per l'appunto le commodity e il dollaro statunitense e come potete vedere c'è una correlazione negativa molto forte, nel senso che le commodities forniscono quella che è una copertura contro una possibile svalutazione del dollaro. In totale, chiaramente forniscono un aumento, sono uno strumento piuttosto importante a livello di portafoglio. Da vista del grafico di destra, quindi dal punto di vista dell'inflazione, come ben vedete, la relazione invece è positiva, quindi le commodities ancora una volta possono fornire una protezione contro l'inflazione. Passiamo a parlare del gas naturale. Ho ricevuto una domanda, ma non sono per passare. Quindi vi prego di ignorare le vostre domande e cercherò di rispondere durante la relazione. Come dicevo prima, il gas naturale è sicuramente un argomento estremamente importante al momento. Come potete vedere anche da questo grafico, la performance negli ultimi 20 anni è variata moltissimo. Questo è dovuto ad alcuni elementi strutturali a livello del gas naturale. In primo luogo è necessario specificare che cosa intendiamo per gas naturale. Il gas naturale è un mercato estremamente frammentato a livello globale, in quanto tale succede è che vi sono diversi benchmark che vengono seguiti a livello globale, per esempio l'offerta e domanda a livello europeo sono principalmente legati a quella che è l'offerta russa. La maggior parte delle importazioni italiane provengono dalla Russia e qui l'Italia è quella che è il paese che è in grado di dettare quelli che sono i prezzi che sono basati prevalentemente su contratti piuttosto che su mercati estremamente liquidi. Questo è dovuto a una frammentazione dell'offerta, difficoltà di trasporto, che rendono questo mercato particolarmente difficile da qui nella nostra relazione noi ci focalizzeremo su un benchmark che viene chiamato Henry Hub ed è il benchmark del mercato americano, che è il benchmark principale per la parte dei futures e per tutti gli ETC. Questo è più liquido a livello globale, essendo un mercato più grande, e in quanto tale è possibile strutturare dei prodotti di investimento su questo mercato proprio in virtù della grande liquidità. Altrimenti non sarebbe possibile effettuare tutto ciò.
Quindi passiamo a definire quelle che sono le caratteristiche dell'offerta e in primo luogo definire quelle che sono le risorse sotterranee di gas naturale. Probabilmente molti di voi sanno come il gas naturale viene estratto e quelli che sono stati i principali cambiamenti a livello globale. Il gas naturale tradizionalmente veniva estratto in congiunzione col petrolio, quindi veniva chiamato gas combinale associato al petrolio. In quanto tale, diciamo che la struttura anche e l'andamento dei prezzi del gas naturale deve essere fortemente correlata con quella del petrolio, perché il gas naturale era un by-product trovato in associazione. Inoltre anche altre forme di gas convenzionale non associato al petrolio. Infine, dal 2007 in avanti, ha preso piede un'ulteriore forma di gas naturale, che al momento attuale rappresenta il 25% dell'offerta a livello americano. E praticamente il gas non l'offerta di gas non convenzionali. I gas convenzionali sono il gas di scisto, per esempio, gas trovato in associazione col carbone, gas trovati nelle argille, trovati in depositi classici a bassa permeabilità, trovati in afferi geopressurizzati e in rocce metamorfiche e in. La principale fonte di gas non convenzionale è sicuramente il gas di scisto. Dicevo, questa scoperta, che in realtà molto recente non è, perché nel 1800 si conosceva il gas di scisto tratto dalle argille, questa, la scoperta di un modo di trarre questo gas in una maniera più economica ha permesso agli Stati Uniti di diventare il più grande produttore di gas naturale e di poter ricavare il 25% della propria offerta proprio dal gas di scisto. Guardando il grafico a sinistra, come potete vedere adesso che siamo nel 2012, più o meno il 25% viene da quello che il grafico viene chiamato shale gas, e questo è il gas di scisto. Ma nel 2035 l'Agenzia Energetica Americana prevede che il 55% della totale produzione a livello americano proverrà dal gas di scisto. E questo è perché l'America ha scoperto di avere grossi bacini di questa tipologia di gas e ha trovato una metodologia che permette l'estrazione di questo gas in una maniera economica. Questo gas avviene tramite la fratturazione idraulica, come viene spiegato nel grafico di destra. Sostanzialmente viene scavato un pozzo verticale a circa 2000 metri di profondità, quindi al di sotto delle falde acquifere, molto in alto, dove si trovano queste argille, dove poi viene scavato un pozzo orizzontale allo stesso tempo. Viene immessa quella che è un forte quantitativo di acqua mista, sabbia e altri componenti chimici. Grazie a pressione il gas viene rilasciato dall'argilla e risale in superficie. Questo ha provato alcune problematiche a livello ambientale, perché non so se siete al corrente, ma anche il recente terremoto dell'anno scorso in Emilia sembra essere stato provocato da trivellazioni di gas di scisto, e che chiaramente questi pozzi verticali e orizzontali che vengono scavati a così alta profondità devono poi essere riaperti, e oltretutto il quantitativo chimico che viene immesso in questi pozzi può essere altamente tossico e inquinante. Quindi vi sono molte pratiche legate all'estrazione di gas di scisto. In Italia l'estrazione è stata proibita, così come c'è in Polonia, e la Germania sta per deliberare in questa direzione. Ma in ogni caso l'Europa non vi sono grandissime riserve
grandissime riserve di gas di scisto. La maggior parte delle riserve sembra provenire dalla Cina, tante che non siano ancora state sviluppate. Quindi molte aziende cinesi stanno al momento collaborando con aziende americane per l'estrazione del gas di scisto in America, ma al momento attuale non ci sono ancora, non c'è ancora molto a livello produttivo in Cina. La domanda in cui mi viene chiesto se ci sono gli strumenti che replicano con maggiore fedeltà l'andamento del prezzo del naturale, gli ETC e anche i futures, gli ETC per la maggior parte rispettano quello dell'andamento dei futures, quindi possono essere dei futures dal front month, quindi i primi mesi della curva, possono essere più là nella curva, quindi quello che riflettono è l'andamento della curva di futures. Entrambi gli ETC e i futures riflettono con maggior fedeltà i prezzi del naturale. Stiamo parlando esclusivamente del gas naturale americano per i motivi che spiegavo precedentemente, cioè che si tratta del mercato più liquido in cui è possibile avere futures, in cui è possibile avere ETC, proprio in via della liquidità del mercato sottostante. Chiaramente l'ETC, proprio in virtù di come ne è strutturato, il problema di quella che è la ricezione di quello che è del gas naturale nella propria casa a seguito dell'investimento, perché la posizione viene automaticamente rinnovata al di là della curva, quindi non vi è la necessità di chiudere il contratto e comprare un nuovo, questo viene fatto automaticamente dall'azienda, in questo caso dai quindi siccome è uno dei modi per avere più diretto accesso per avere un'esposizione più diretta al prezzo del gas naturale. Comunque più in là nella presentazione parleremo di quelle che sono le diverse tipologie di investimento nel gas naturale. I gas non convenzionali, su cui ho ricevuto un'altra domanda, vi sono due tipi di gas non convenzionali. Vi sono due tipi di gas convenzionali, quindi quelli associati al petrolio e non associati al petrolio, il gas, quindi il gas di scisto, e il gas non convenzionale. Quindi nella terza categoria che avevo riportato nella slide da pagina 24, quindi il gas non convenzionale, la sottocategoria più comune in questa categoria è appunto il gas, quindi il gas di scisto, il gas non convenzionale, perché è estratto attraverso quelli che sono i metodi convenzionali o comunque più teoricamente considerati più convenzionali. Opportunità tra gas naturale, carbone e petrolio. All'americano le agenzie che forniscono, le aziende che forniscono energia anche a livello retail, possono scegliere se utilizzare carbone, petrolio, gas naturale, a seconda di quello che è il relativo costo tra queste tre categorie, di energia, produzione appunto elettrica. Come vedete dal grafico, a sinistra vengono riportati i prezzi relativi tra il gas naturale e il petrolio americano e tra il gas naturale e il carbone. Nell'ultimo anno l'andamento della curva è sempre stato al di sopra la media quinquennale. Questo significa che il prezzo del gas naturale nell'ultimo stato a parte negli ultimi mesi era estremamente basso comparato a quello che era il prezzo del carbone e al prezzo del petrolio. Quindi società per la produzione di energia elettrica chiaramente hanno cominciato a prediligere il gas naturale rispetto all'utilizzo del petrolio e del carbone, semplicemente perché il prezzo del gas naturale era più basso relativamente al prezzo del carbone e del petrolio. Attualmente, quindi nell'ultimo mese, la situazione sta un po' arrivando, come
come tu più grafico. E poi il fatto che il gas naturale sta crescendo enormemente in valore e ultimamente è salito di più del 20%, come vedremo tra poco, questo verrà spiegato nelle prossime slide. Il fatto che la valutazione del gas naturale fosse così debole comparata ad altri prodotti energetici ha fatto sì, guardate il grafico di destra, che i rig, quindi i pozzi petroliferi per l'estrazione del petrolio, siano aumentati in comparazione a quelli che sono i pozzi per l'estrazione del gas naturale. Perché tante volte la stessa azienda possiede, ha la possibilità di trarre gas naturale o petrolio da altri, e in quanto c'è stato quello che viene chiamato nodo switching. Quindi alcune aziende hanno deciso di aprire o di aumentare il numero dei pozzi di rispetto ai pozzi di estrazione del gas naturale, perché il gas naturale, avendo una valutazione così bassa, stiamo parlando che nell'inverno del 2011-2012 il gas naturale era al di sotto dei dollari, per molte aziende non era più conveniente produrre gas naturale, ma era estremamente più conveniente produrre petrolio. Il costo del gas liquefatto. Quindi, in questo caso, stiamo parlando del lungo termine, di possibili cambiamenti e stravolgimenti a livello di gas naturale nel medio e lungo termine. Il gas naturale liquefatto è sicuramente una tecnologia che potrebbe cambiare quella che è la struttura del mercato del gas naturale a livello globale. Come nel grafico di destra, dove vengono riportati i prezzi del gas naturale in diversi paesi, il mercato del gas naturale, come menzionavo prima, è un mercato estremamente frazionato. Quindi si tratta di un mercato in cui non vi è una certa omogeneità a livello di prezzi, e questo è prevalentemente dovuto al fatto che l'offerta e la domanda sono prevalentemente a livello locale. Cioè, il mercato naturale è un mercato in cui la domanda e l'offerta vengono soddisfatti a livello locale. Gli Stati Uniti, per esempio, importano un parte del gas naturale, ma stiamo parlando di meno dell'1%. Per il resto sono più o meno autonomi. Questo significa che la loro produzione interna soddisfa quasi pienamente la domanda. Questo non è lo stesso in altri paesi, ma comunque vi sono delle forti barriere in termini di trasporto per il trasporto del gas naturale, e queste potrebbero in qualche modo essere eliminate dal gas naturale liquefatto in futuro. L'attuale l'esistenza di queste barriere, quindi, che limita distribuzione d'offerta a livello globale, sta facendo delle divergenze anche molto forti a livello di prezzo. Quindi, come vedere, in Giappone, piuttosto che in Europa, i prezzi del gas naturale sono estremamente più elevati che non negli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti o in Canada, che sono le due linee più in basso grafico a destra. La tecnologia di gas naturale liquefatto è una tecnologia che permetterebbe il trasporto di nave del gas naturale, per esempio, dagli Stati Uniti all'Asia, quindi gli Stati Uniti, la cui produzione sta aumentando così a livello domestico, che gli Stati Uniti da importatori netti potrebbero diventare degli esportatori. Questa tipologia di tecnologia potrebbe veramente stravolgere il mercato del gas naturale a livello globale. Nel 2014 gli Stati Uniti prevedono l'espansione del canale di Panama, che permette il trasporto del gas naturale verso l'Asia, perché permetterà l'arrivo e la partenza di navi per il trasporto del gas naturale liquefatto, e questo potrebbe già fornire quello che è un'indicazione dell'impatto di questa tecnologia sul mercato del gas naturale a livello globale. Possiamo analizzare quelle che sono le caratteristiche della domanda. L'anno scorso, quindi, perché i prezzi del gas naturale sono scesi al di sotto dei 2 dollari? Il motivo è
risiede nel fatto che l'inverno scorso è stato un inverno particolarmente mite a livello statunitense. Quindi diciamo che ha fatto sì che la domanda per il consumo energetico per il riscaldamento è scesa in maniera enorme e questo ha provocato un aumento delle scorte di naturale e un abbassamento dei prezzi. Enorme delle scorte, stiamo parlando che al termine dell'inverno le scorte ne hanno il 60% al di sopra della media quintale. Questo è in parte stato assorbito dal mercato grazie al fatto che l'estate scorsa è anche stata un'estate particolarmente calda, che ha provocato un aumento enorme dell'utilizzo di gas naturale a scopo di aria condizionata. Quindi questo è per darvi un breve aggiornamento su quello che è successo nell'ultimo anno. Questo viene spiegato nei due grafici sottostanti che portano quelli che sono chiamati heatwave days, sono i giorni di cui praticamente il riscaldamento è stato tenuto, quindi di un valore statistico che rappresenta per l'appunto la domanda per il riscaldamento o per l'aria condizionata. Vedere da questo grafico, la domanda per il gas naturale è estremamente stagionale. Ciò vuol dire che la domanda per il gas naturale tende ad essere particolarmente elevata in inverno e particolarmente bassa in primavera e in autunno e torna a salire lievemente nell'estate dovuta alla domanda di aria condizionata. Come dicevo, a marzo del 2012 le scorte erano il 60% al di sopra della media quinquennale. Nel grafico a sinistra, il livello delle scorte quest'anno è rappresentato dalla linea scura in verde. La media quinquennale, il range della media quinquennale è rappresentato dall'area in grigio. Come vedere, se guardate a marzo del 2012, le scorte quest'anno erano estremamente più elevate di quello che è la media quinquennale. Questo ha proposto, come invece si evince dal grafico a destra, un abbassamento incredibile, un effetto negativo incredibile sui prezzi. In verde viene riportato l'eccesso di scorie in grigio e in verde viene riportato il prezzo del gas naturale americano. E come potete vedere, vi è una relazione inversa, quindi nel momento in cui vi è un eccesso di scorie, il prezzo tende a scendere, nel momento in cui le scorie tendono ad entrare, come è successo negli ultimi mesi, allora il prezzo del gas naturale tende a salire. Quindi l'analisi del livello delle scorie estremamente importante, perché fornisce una buona indicazione di quello che sarà l'andamento dei prezzi. La settimana, quindi i dati più aggiornati che vengono emessi ogni giovedì, il giovedì scorso sono stati emessi i dati per il 28 di settembre, le scorte risultavano essere l'8% al di sopra della media quinquennale. La settimana precedente erano l'8,5%, quindi quello che possiamo dedurre è che si stanno andando in virtù del fatto che l'inverno sta per cominciare e quindi chiaramente tendono a rientrare. Passiamo alle caratteristiche del gas naturale come investimento. Ho ricevuto un'onda che riguardava l'effetto di backwardation sugli ETC legati ai futures sul gas e stiamo parlando di contango. Il problema del gas naturale tendenzialmente è il contango, non è il backwardation. Comunque, le prossime slide. Slide fornisce quella che è una suddivisione di quelli che sono i rendimenti agli ETC. Quello che viene chiamato il total return, quindi il ritorno totale sugli investimenti, il rendimento totale dell'investimento,
è dovuto allo spot return, quindi sostanzialmente quello che evidenziavo precedentemente, abbiamo queste tipologie di prezzo. Il prezzo spot, che è il prezzo appunto corrente del gas naturale corrente, è una delle componenti che fa parte del ritorno totale sugli ETC. Questa tende ad essere la componente più importante, però è bene sottolineare che non è l'unica componente. Quindi il prezzo spot del gas naturale avremo un rendimento positivo se siamo lunghi, e se il prezzo scende avremo un rendimento negativo. Abbiamo poi un'altra componente che è estremamente importante e in alcuni momenti anche sostanziale, che è il raw return. Proprio se investiamo in ETC, che sono basati sul prezzo dei futures, ha il problema di dover reinvestire la posizione. Come dicevo precedentemente, dicevo, è più facile investire in un ETC che in un future, se nel futuro non si ha accesso al mercato future, non tutti gli investitori possono avere accesso al mercato future, ma anche perché non si ha il problema di quello che è chiamato il roll, quindi il rinnovo del contratto. Se si avrà un contratto a mese, tra un mese si avrà il problema di dover rinnovare questo contratto. Il costo di questo rinnovo dipenderà dalla forma della curva futures. Quindi se la forma della curva futures è crescente in contango, in quello che viene definito contango, il prezzo del contratto con cui dobbiamo rinnovare il contratto attuale è sicuramente superiore a quello del contratto attuale, del contratto corrente. Questo chiaramente farà sì che se abbiamo una posizione lunga, dovremo pagare, avremo un ritorno negativo su questo return roll. Introduce una terza componente del rendimento, che è il tasso di interesse del collaterale, che solitamente è il tasso di interesse a livello in questo slide dovrebbe essere più chiaro quello che intendo per backwardation e contango. E quello che dicevo precedentemente sul fatto che la forma della curva del futures è importante, e il motivo per cui è importante è perché determina quello che è il prezzo che devi pagare per rinnovare il contratto, è più che vince dai due grafici sottostanti. Come potete vedere, nel grafico di destra viene riportata la situazione di contango, quindi quando la curva è crescente, dove il prezzo del contratto che voglio comprare è superiore al prezzo del contratto che è in scadenza. La situazione di backwardation invece è la situazione contraria, dove il prezzo del contratto che voglio comprare è inferiore al prezzo del contratto che è in scadenza. Il conto tende ad impattare negativamente il ritorno totale degli investitori, mentre la situazione di backwardation tende ad avere un effetto positivo sul portafoglio di una posizione lunga. Quindi reazione su quello che si intende per contango, quindi il contango può essere anche solamente nella prima parte della curva, o una situazione di backwardation. Curva cambia a seconda della commodity e cambia a seconda può cambiare a seconda della regione, può cambiare a seconda del periodo, quindi se vi è un shock sull'offerta, questo può impattare quella che è la forma della curva futures. Quindi sicuramente insieme al prezzo spot, un investitore che investe in ETC o in futures deve sempre considerare qual è la forma della curva futures. La forma della curva future del gas naturale tende ad essere sempre in contango, quindi questo dovrebbe rispondere alla domanda che mi è stata fatta precedentemente. Non siamo quasi mai in backwardation, siamo quasi sempre in contango. La curva future, come vedete da questo grafico, deve essere molto stagionale, e questo riflette l'andamento della domanda, come vi avevo mostrato in qualche slide precedente. Quindi la curva future tende ad avere lo stesso andamento della domanda, quindi tende ad avere queste collinette a livello nei momenti in cui la domanda è più elevata, ma tende sempre ad essere crescente.
quindi il trend tende ad essere sempre crescente, quindi deve essere in contango. Questo è il motivo per cui in tanti anni il gas naturale ha portato dei rendimenti negativi proprio dovuti all'impatto del contango sul ritorno totale del portafoglio. Per essere più chiaro, in questo grafico dove abbiamo riportato quella che è la dei ritorni sull'indice Dow Jones UBS del gas naturale. E come vedete, il ritorno spot è la componente principale, quindi se il gas naturale sta, il prezzo del gas naturale sta salendo o scendendo. Però il roll yield, quindi l'impatto del rinnovo del contratto, ha comunque un effetto piuttosto elevato sul gas naturale. Ovviamente una cosa che bisogna curare è che questo di cui abbiamo parlato finora è l'impatto che avremo su una posizione lunga sul gas naturale. Chiaramente se avessimo investito su una posizione short sul gas naturale avremmo avuto l'effetto esattamente opposto, quindi avuto un roll yield positivo sul gas naturale, perché chiaramente per un investitore short la curva è come fosse equal to. Nelle seguenti slide riportiamo quello che è il rinnovo del contratto, quindi quello che è il calendario per il rinnovo del contratto e come tutto ciò avviene negli ETC classici, quindi quelli che riportano la performance, seguono quella che è la performance del future a 1 mese, quindi la prima parte della quota future. In quest'altra slide riportiamo quella che è la tabella con il calendario. Nel caso in cui si investa in un ETC forward, quindi là nella curva, dovrebbe essere nella maggior parte degli ETC, quando si investe in un ETC forward, quindi più nella curva a 4 mesi, solitamente l'impatto del backwardation e del contango sono minori, perché come abbiamo visto in un paio di slide precedenti, la prima parte della curva tende ad essere estremamente impattata dal contango. Abbiamo anche dei flussi sul gas naturale. Questi sono i flussi a livello globale sul gas naturale e sono aggiornati fino al terzo trimestre. Si vede di una correlazione inversa tra il prezzo spot del gas naturale e i flussi sull'indice, e questo significa semplicemente che gli investitori iniziano a incrementare le loro posizioni quando il prezzo del gas naturale è basso e a vendere quando il prezzo del gas naturale in alto. Questa è sempre una strategia speculativa. Queste sono le performance dei nostri prodotti long and leverage, euro e in dollari negli ultimi 10 anni. Come potete vedere, come accennavo precedentemente, nella maggior parte dei casi il prodotto short ha avuto la migliore performance negli ultimi 10 anni, a parte che nell'ultimo mese. Questo è dovuto all'effetto anche di contango sulla curva. Quindi, adesso che il ritorno totale su un ETC è fatto da la componente spot, ed è quello che stiamo vedendo attuale, stiamo vedendo un incremento di quello che è il prezzo spot, ma che è influenzato il ritorno totale dalla forma della curva future, e quindi dall'effetto di contango, che nel caso invece di un prodotto short è un effetto positivo. Per concludere, poi procederò a rispondere a un paio di domande che ho lasciato indietro. Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di gas naturale, per questo abbiamo deciso di focalizzare questa presentazione sull'A-Hub, che è un prodotto focalizzato su quella che è la domanda all'offerta americana. Questo rappresenta il principale benchmark internazionale sul mercato del gas naturale. Dal 2007 al 2008, nel 2007-2008 il gas di scisto ha stravolto quella che era la
struttura del mercato naturale, quella che l'offerta del mercato naturale, negli Stati Uniti ma anche a livello globale, e al momento attuale rappresenta il 25% dell'offerta totale, della produzione totale negli Stati Uniti di gas naturale. La debolezza nei prezzi l'anno scorso, comunque nell'inverno e nella primavera del 2011-2012, è dovuta al fatto che l'inverno scorso è stato un inverno particolarmente mite, che ha causato un eccesso di scorte. L'aumento dei prezzi è estremamente correlato a quello che è l'andamento delle scorte. L'eccesso di scorte ha provocato un aumento dei prezzi. Nell'estate, al momento attuale, questo eccesso di scorte è ancora presente, ma in maniera molto minore. È il motivo per cui il prezzo del gas naturale ha ricominciato a salire e al momento è attorno a 3,4 dollari. Tra i prezzi del petrolio naturale e tra i prezzi del carbone e del gas naturale ha una relazione molto importante, e il motivo è che la parte delle società elettriche negli Stati Uniti sono in grado di scegliere se produrre elettricità tramite gas naturale, petrolio o carbone, e in totale chiaramente l'abbassamento dei prezzi del gas naturale ha favorito un incremento dell'utilizzo del gas naturale, quindi un incremento dell'offerta. A tempo però il livello dei prezzi del gas naturale ha fatto sì che vi sia un certo livello di switching a livello di pozzi petroliferi o di produzione di gas naturale. Alcune società produttrici hanno prediletto l'utilizzo e la produzione di petrolio invece che di gas naturale, proprio dovuto al fatto che non è più così conveniente produrre il gas naturale. A livello di prospettive per i prossimi mesi, le prospettive per i prossimi mesi sono negative a nostro riguardo, e questo è dovuto al fatto che l'Agenzia Americana per il Monitoraggio degli Oceani e delle Temperature ha messo quello che è un avviso su El Niño. È un fenomeno meteorologico che provoca un incremento della temperatura degli oceani e che in tempo è in grado di calare in maniera sostanziale quelle che sono le temperature a livello globale. Se un fenomeno del Niño si verificasse, questo significherebbe per gli Stati Uniti avere siccità e temperature piuttosto elevate al nord degli Stati Uniti e forti piogge al sud degli Stati Uniti. In generale, El Niño è un fenomeno meteorologico associato ad un inverno più mite negli Stati Uniti. Questo significa che la domanda per il riscaldamento dovrebbe scendere, e questo dovrebbe provocare un'accumulazione di scorte, ancora una volta, e una discesa dei prezzi, come è successo l'inverno scorso. Quindi non crediamo che i prezzi attuali del gas naturale siano sostenibili per tutto l'inverno. Crediamo che l'aumento dei prezzi del gas naturale nell'ultimo mese è stato dovuto al decremento delle scorte, che sono scese fino a raggiungere l'8% al di sopra della media quinquennale. Questo è un enorme miglioramento, ma stiamo ancora parlando di un mercato in cui l'offerta è superiore alla domanda. E se le previsioni meteorologiche promosse dall'Istituto americano si verificassero, questo significherebbe un inverno mite ancora negli Stati Uniti, quindi più mite di quella che è la norma, quella che viene considerata la norma. Quanto tale avremmo una situazione di accumulo di forze e abbassamento dei prezzi ulteriore. Per quanto riguarda le prospettive nel lungo periodo, il gas liquefatto sicuramente potrebbe essere un fattore fondamentale per il futuro. Il sviluppo del canale di Panama sarà il primo passo
verso lo sviluppo di questa tecnologia, l'abbattimento di quelle che sono barriere tecnologiche di trasporto del gas naturale a livello globale, e questo potrebbe provocare nel lungo periodo un'uniformazione dei prezzi. Tuttavia questo non è probabile che succeda nel breve periodo, proprio per le forti limitazioni a livello tecnologico, che tecnologia prevede, che la tecnologia prevede. Delle domande a cui non ho risposto, ho ricevuto una domanda riguardo la Fed e il QE3, il terzo round di quantitative easing. La Fed si è impegnata ad acquistare 40 miliardi di quelle che sono chiamate mortgage debt securities. Sono ovviamente è la securitizzazione di mutui, totalmente, quello che ha provocato la crisi del credit watch, quindi i mutui possono essere convertiti in securities, in indennizzi, diversi mutui possono essere con diversi livelli di rischio e diversi emittenti e diversi investitori alla base possono essere associati, di un investimento, e possono poi essere venduti. Questo vuole fare tramite l'acquisto di questi investimenti è semplicemente cercare di stimolare quello che è il mercato immobiliare americano, perché è uno dei principali fattori, uno dei principali driver dell'economia americana. Quindi la Fed sta cercando di stimolare quella che è l'occupazione, quindi di diminuire il livello totale di disoccupazione, sta cercando di stimolare il credito rendendo i tassi estremamente bassi. Rendendo i tassi così bassi, i tassi di interesse così bassi, la Fed e le banche ritorneranno ad investire i propri soldi invece che trattenere liquidità dal momento che la liquidità al momento non rende, proprio perché i tassi sono allo 0,25%. D'altra parte sta cercando, tramite questo terzo round di quantitative easing, di stimolare anche il mercato immobiliare americano. Non è nulla di diverso da quello che è stato fatto precedentemente. Vi ringrazio per la vostra collaborazione, spero che questa presentazione sia stata chiara. Nel caso abbiate ulteriori domande, potete inoltrarle a Simeco oppure a me direttamente. Il mio indirizzo email è simona.gambarini@etfsecurities.com e sarò più che disposta a rispondere alle vostre domande. Quindi vi ringrazio per la vostra collaborazione e buona giornata.